Papi, mi dai 20 euro per la ricarica? Guarda che non sei mica la figlia di Trocchetti Provera. Io non ho i soldi da buttare nel cesso. Ti do al massimo 25 centesimi e baciarsi le manine. Che padre fastidioso e nulla tenente. Nemmeno in grado di garantire alla famiglia un minimo di benessere. Non c'è da stupirsi se poi, continuando a vivere nel degrado, i figli vanno a lanciare le pietre dal cavalcavia. Se gettano le pietre sono contrario, ma se buttassero mia suocera contro un tir non mi spiacerebbe. Ti bastano 10 euro, figliola. Ma su 10 ne pago 2 di costo di ricarica, papà. In tutto me ne restano solo 8. Dai, papà! Ma amore, guarda che con la nuova tariffa Tributs il prezzo è di 10 euro e ti ricaricano di 10 euro. È magnifico, amore! Sono i vantaggi di appartenere alla Tributs, amore! Ma che magnifico! È una fregatura colossale! Non hanno azzerato nulla! I costi di ricarica li paghi sempre, devi poi pagare 5 euro per attivare il servizio, passare a un piano tariffario che costa di più e il bonus che ti danno puoi utilizzarlo soltanto con gli appartenenti alla Tributs. E poi ci sono un sacco di righe piccole nel contratto. Ci stanno imbrogliando come al solito. Voglio una ricarica! Cosa c'è? Solo perché sono vecchia pensate che io sia rincoglionita e non so più usare le nuove tecnologie? Io e il mio cellulare siamo inseparabili, ma spendere per niente non mi va. Ho perfino firmato la petizione di Andrea D'Ambra su aboliamoli.eu per l'abolizione dei costi di ricarica. Grazie a quella petizione è intervenuta la Commissione Europea, ma le autorità italiane come al solito tardano a concludere l'indagine. In Italia va sempre tutto a rilento e non si riesce mai a finire nulla di buono. Lo so che va tutto a rilento. Sono anni signora che aspetto che lei tiri le cuoia. Dovrò appellarmi anch'io all'autority per la protezione di mia suocera? Io poi ho un operatore diverso, mio fratello ne è un altro e il mio ragazzo abita nelle isole Tonga e devo pagare la tariffa intercontinentale. Ma non sono io il tuo ragazzo, amore. Che cazzo vuoi tu da me? Senti figliola, prendi questo, è tutto quello che ti posso dare. E cos'è? Un telefonino Skype. Ti attacchi a un computer, o non paghi, o paghi un decimo. E ne diamo in culo le compagnie telefoniche. E fra poco, quando sulle strade la banda larga sarà diffusa e i produttori di telefoni divorzieranno dai grandi operatori telefonici, potremo chiamare gratis via internet anche con il cellulare o con l'iPod. Voglio il telefono! Ma mi dica una cosa, signora. Lei chi chiama con Skype? Tutti i miei amici e le mie amiche, no? Toh, non sapevo che al Camposanto ci fosse la banda larga. Uomo vigliacco e recalcitrante al buon senso. Voglio un gelato!